Qualche settimana fa vi ho postato un video sulle cisti, quindi eravamo in salvatore, vi ho fatto vedere un'ortopoda amica e vi ho spiegato che le cisti, man mano che crescono, tendono a espandersi e quindi ad erodere l'osso vicino. Ovviamente questa è un'azione che fa sia la cisti ma anche la patologia oncologica. Vi sto per far vedere il caso di un paziente che ho appena visto a pronto soccorso, una paziente di 14 anni completamente asintomatica, senza lo stato attuale ad oggi non aveva nessun tipo di problema, ha fatto un'ortopanoramica di controllo dal suo dentista e ovviamente il dentista giustamente l'ha mandata immediatamente qui da noi. Vi mostro subito l'attacco che ha fatto la paziente e a colpo d'occhio capirete qual è il problema, nel senso questa è la visione frontale della paziente, piano piano stiamo entrando. Questo è il gruppo incisivo, quindi la parte più anteriore. Adesso ci portiamo con sezioni coronali nella parte più posteriore. E lo vedrete a breve, inizierà, ecco, questa bolla di erosione che piano piano si ingrandisce. Vi faccio vedere e poi vi spiegherò perché anche l'erosione a livello degli apici dei denti nella parte posteriore. Ovviamente questo è il lato sano e questo è il lato invece in cui c'è la cisti. Quindi vedete che la cisti ha raggiunto delle dimensioni impressionanti che sostituisce sostanzialmente tutto l'osso e si porta nella parte più posteriore fino ad arrivare al condilo. Il condilo è quell'osso che voi sentite aprendo fino alla bocca, quindi parliamo di una cisti che si estende da quest'area tutto fino ad arrivare al condilo, cioè quell'osso che voi sentite aprendo fino alla bocca. Questa è in visione coronale, quindi in visione frontale. Vi faccio vedere anche delle ricostruzioni tridimensionali, ecco, lo vedete immediatamente. E quindi questo è il lato sano, poi piano piano ci spostiamo nella parte interna, notate bene la differenza, vedete questo è l'osso mandibolare normale, questo invece è l'osso rarefatto. Ovviamente questa immagine si ha perché quello che verosimilmente è un tumore di origine benigna, questo ce lo dice il fatto che non è uscito dalla compagine ossea ma ha soltanto deformato il profilo della mandibola e comunque le radici dei denti sono usurate, quindi sicuramente un'aggressività locale molto importante. Quest'area rarefatta è legata al fatto che piano piano il tumore ha mangiato tutto quanto l'osso e quindi ci è rimasta solo una minima parte che è quello che ha per permettere le normali funzioni masticatorie della paziente e vedete, qui lo vedete proprio traslucido. L'unica cosa che se si riesce a riconoscere, perché ovviamente è più intensa, è legato a questo che è un dente, presumibilmente un elemento, un dente del giudizio di quell'arcata. Quindi la cosa che poi dovremo andare a fare nei prossimi giorni sicuramente è quello di si proverà ad asportarla completamente e a mandare all'esame istologico. Poi in base all'esame istologico ci dirà cosa fare sostanzialmente, quindi se decidere o sperare che possa riformarsi un pochettino di osso, per quanto eventualità possibile, ma sicuramente difficile, oppure in base all'esame istologico si può pensare di asportare completamente tutta questa parte e poi provvedere a una ricostruzione prendendo un lembo rivascolarizzato.